ragazzi. Oggi cercheremo di affrontare quello che è una sorta di gameplay. Abbiamo visto nel video precedente, siamo dedicati molto al lato collezionistico e farei un piccolo tradunion. Perché passiamo dal lato collezionistico. Abbiamo anche la possibilità, grazie al fatto che si sfrutta la memory, per l'appunto, per quanto riguarda la gestione delle mosse e quant'altro, di poterci creare anche, come in questo caso ad esempio, il nostro portafortuna, piuttosto, esatto, che sì, il nostro, sì, oggetto, sì, particolare, che non sia magari soltanto il dado che va avanti e indietro sulla memory line. In questo caso io mi sono voluto creare questa statuina che insomma fa anche questo il suo, anche questo è il bello del gioco, quindi. Oh yes. E passiamo dal lato quindi bellissimo collezionistico a quello che è proprio il vero e proprio gameplay, quindi cerchiamo di fare una sorta di piccola demo, facciamo vedere i passi fondamentali. Ogni giocatore ha due mazzi, un mazzo molto piccolo da 0 a 5 carte con i digi-egg. Io giocherò il mazzo starter rosso, invece Ska ha lo starter blu. Quindi un mazzo che teniamo alla nostra sinistra da 0 a 5 carte, un mazzo invece principale, chiamiamolo così, dove troveremo tutte le altre carte che non sono digi uova, quindi Tamer, Option, piuttosto che i Digimon stessi, da 50 carte. E utilizziamo praticamente gli starter in questo caso. Sono a tutti gli effetti gli starter non modificati, nudi e crudi, come escono. Solo imbustati. Esatto, li abbiamo imbustati perché rovinare le carte non ci piace. Anzi, non sono double sleevati, quindi hanno solamente le sleeve normali e non le perfect. Ska stava un po' male. Stavo piangendo. Allora, all'inizio della partita, come si decide chi inizia? Si lancia un dado, lanciate una moneta pari o dispari. Fatto sta che chi vince inizia, non si può scegliere, chi vince non sceglie se iniziare o meno. In questo caso chi facciamo vince, più alto parte. Io ho fatto 1. E già che so che mi toccherà partire a me 6. Per sicurezza, zia mai. Prima della partita vi dico che in Digimon le cose, per come stanno ora, prevedono che la partita sia partita secca, quindi non best of 3 come in altri giochi. Infatti, quindi non c'è side. Non c'è side. Cioè, chi vince la partita vince, se la porta a casa. Vince il match. Io spero che questa cosa, magari per i tornei occidentali un pochettino più competitive, venga rivista. Anche perché non c'è neanche Mulligan. Quindi le 5 carte che hai all'inizio te le tieni e ti fai la partita. Okay. Però questo è una mia scelta, un mio piacere, gusto personale. E il nostro cosino parte da zero. Esatto. Quindi cosa si fa? Dopo che abbiamo fatto alzare il mazzo al nostro avversario, si prendono le prime 5 carte del mazzo che diventano le nostre security. Per vincere la partita il nostro obiettivo è distruggere tutte le 5 security del nostro avversario e poi dopo riuscire a fargli un attacco diretto in the face. Ah, quindi, dopo aver messo le security, peschiamo 5 carte. Ok. 5. Chi inizia parte con la memory a 0, quindi qualunque giocata farà, a meno che non sia 0, passerà il turno all'avversario. Ok. Il turno è strutturato in più fasi. La prima fase prevede che noi possiamo o schiudere un uovo, quindi girare la prima carta dei nostri digitama a faccia in su, o non fare niente, o spostare dalla rising area il nostro Digimon sul campo di gioco principale. Questo può essere fatto solo se effettivamente è già diventato un Digimon, quindi non se è ancora una Digi Egg, che è un livello 2, deve essere almeno un rookie livello 3. Okay. Ora io non sto a rimischiarmi il mazzo perché intanto sono tutti e quattro uguali. E per poterti attaccare io attacco le tue security o i Digimon che sono in posizione sospesa. Esatto, quindi tappati, spossati, insomma, per dirla come volete, il fatto sta che non sono verticali ma sono messi in orizzontale. Okay. In questo gioco si dice suspended. E deve essere già in campo dall'inizio del per turno. Per attaccare deve essere già in campo dall'inizio del tuo turno. A meno che sia digi evoluto sopra un pezzo che era già in campo. Esatto, perché comunque a quel punto è già un Digimon che era in gioco, semplicemente ha avuto una digi evoluzione. Inizio turno, pesco, io che parto per primo? No. Ok, quindi chi parte per primo ha tecnicamente un po' di svantaggio di per sé. Dipende da che mazzo hai, se sei bello aggressivo non è detto. Quindi è il tuo turno. Quindi parto con mettere il mio Tsunomon nella Rising Area. Esatto, nella Rising Area. A questo punto entro nella fase principale. Sì, bravissimo. Perché dopo la fase appunto della Rising c'è la fase principale.
dove ogni giocatore può giocare carte dalla propria mano, può decidere di attaccare o meno. Ogni carta ha un costo, adesso Sky non deve vedere ma ve lo faccio vedere io in alto, che è un costo di giocata piuttosto che un costo di evoluzione, adesso poi lo vedremo. Se decido di non giocare niente e passare il turno, la memory dell'avversario va direttamente a 3. Ok. Mentre in tutto il resto dei casi la memory si sposta verso il lato dell'avversario, quindi gli si fa guadagnare tot memoria pari al costo di quello che hai giocato. Ok. Io a questo punto decido di giocare questa carta, ok? Che di base mi costerebbe 2, ma in realtà andandola a digievolvere mi costa 0. Chiaramente tu puoi digievolvere come? Pagando il costo di digievoluzione scritto sotto, in questo caso 0, digievolvendo su un Digimon del colore del cerchietto, in questo okay. caso tutti i Digimon di Ska sono blu, i miei rossi, quindi non dobbiamo fare il check, ma in caso di mazzi bicolor bisogna fare attenzione. Esattamente. E c'è anche scritto il livello che deve avere il Digimon su cui digivolviamo. In linea di massima di solito si alza sempre di un livello, quindi da 2 si passa a 3, da 3 a 4. Al 95% dei casi è così, ci sono alcune carte che ci permettono di giocare di fare cose particolari. Quindi, cosa succede nel momento in cui io lo vado a digievolvere? Allora, quando si va a digievolvere viene posizionato il Digimon sopra al Digimon sottostante, lasciando però il riquadro sotto ben visibile, perché tanti Digimon danno delle abilità ai Digimon che si trovano sopra, quindi se tu digievolvi sopra a una Digi-Egg in questo caso, questa abilità scritta sotto verrà fornita al Digimon effettivamente l'eredità sopra. Praticamente dello stato esatto. precedente. Non sono abilità attive sul Digimon che tu hai, se non come fonte di digievoluzione, okay. d'accordo? Quindi queste abilità scritte sotto andranno a essere valide solo se avrai una digievoluzione al di sopra. Quando digievolvi, peschi uno. Quindi, io ho fatto una giocata a costo zero. Ho portato il mio Digimon a un livello di evoluzione che l'ho portato a livello 3, pesco una carta. Esatto, proprio perché hai fatto l'evoluzione. E a questo punto decido cosa fare. Ok, decido di il tuo lato, io faccio su player 1. Sì, tu sei player 1, io player 2. Quindi decido di pagare 2 memory. Sì. Ok. Per poter giocare un tamer. Ok. I tamer sono delle carte che restano in gioco, quindi a differenza delle opzioni che hanno un effetto, risolvono e vanno poi nel trash, questi tamer restano in gioco e hanno un effetto costante, che è quello scritto in questo riquadro soprastante. Tutti i tamer, quasi, come anche le opzioni, hanno però anche un effetto di security, che parte quando io attacco le security del mio avversario. A quel punto rivelerò una security per volta, a seconda di quanti security attack facciamo. Ogni Digimon ha security attack 1. Okay. E se le rivelo questa carta come security, parte l'effetto scritto sotto, in questo caso che la giochi gratis in buona sostanza. Giocandola invece c'è un effetto costante e dice che all'inizio del proprio turno, se il tuo avversario ha un Digimon senza Disevolution Card, quindi senza fonti di evoluzione, okay. sotto i Digimon che gioco, se l'hai giocato diretto, esatto, tu guadagni una memory o se magari in qualche modo hai rimossi. Ok, quindi hai fatto Matt. Quando la memoria da 0 passa verso il mio lato è finito il tuo turno. E quindi adesso inizia il mio turno e ho 2 memory a mia disposizione. Peschi, perché tu non vai per primo. Peschiamo, sì. Chiaramente tutte le carte sospese verrebbero poi recuperate, quindi da suspended ad unsuspended. Faccio durante la fase di rising il mio digi uovo. Fase principale. A 0 digievolvo Agumon su Coromon, pesco 1. Poi a 2 da Agumon passo Greymon, tutto molto corretto, pesco. Esatto, si va a 0. E ancora così non è passato il turno, perché a 0 è ancora turno suo. Corretto, e poi a 3 da mano gioco Dracomon. Tocca a te. Oh, interessante. Inizia il mio turno. Inizia il tuo turno. Guadagno una un memory, punto di memory. Perché appunto Dracomon non ha nessuna digiuovo sotto di sé, di conseguenza pesco. Pesca uno. Non ho Digievolution Cards sotto Dracomon. A questo punto posso
tornare praticamente con tutte le carte in posizione attiva, anche se di base lo sono già. E vediamo un po'. Ok, questa è una cosa che ancora non posso fare, purtroppo. Allora, adesso sei ancora in Rising Phase, sì, però, sì, quindi sì, puoi decidere se spostare Gomamon in gioco, quindi nel tavolo principale, in modo tale che possa attaccare, oppure lasciarlo lì. Tutti gli effetti che magari distruggono un Digimon piuttosto che depotenziano un Digimon lì non lo bersagliano. Esatto, non bersagliano Digimon nella Rising Area. Quindi un giocatore può anche decidere di tenerlo in questa posizione finché non è un livello 6, per esempio, che allora è molto grosso. Ma io voglio crederci. Ok, quindi sposti Gomamon in gioco. Vengo qui. Essendo entrato dalla Rising Area, può attaccare, perché di fatto non è stato giocato in questo turno. E questa è una cosa che ci piace tantissimo. Anche perché noi a questo punto non lo vogliamo utilizzare per attaccare, ma per portarlo a un livello successivo. Perfetto. Okay? E questo mi costerà 2, 1, pesca due, pure. Pesco 1. Ha giocato un Digimon con un'abilità che è scritta nel riquadro del disegno, non qui sotto. Quindi queste abilità funzionano quando effettivamente questo qui è il Digimon attualmente in gioco. Quindi non fornirà bonus se abbiamo una evoluzione sovrastante, ma ha blocker come abilità principale, quindi che è da subito attiva, ed è anche un'abilità molto molto forte, perché permette di bloccare gli attacchi che noi facciamo diretti al nostro avversario o alle sue security. Ok, poi a questo punto decido di fare una giocata particolare. Decido di pagare 4. Fallo vedere magari in camera, che almeno si vede meglio che cosa stai facendo. Decido di giocare questa option. Perfetto. Okay. Che può giocarla dalla mano perché controlla un Digimon o un Tamer, in questo caso entrambi, blu. Del colore. Non avrebbe potuto giocare option rosse perché non controllava né Digimon né Tamer rossi. Quindi è importante questa cosa. È l'unico vincolo, diciamo, che c'è in questo gioco oltre alla digievoluzione, perché per il resto potremmo giocare carte di qualunque colore. Ok, cosa succede di interessante a questo punto? Che io lo pago 4, quindi 1, 2, 3 e 4 sarebbe il mio turno, però chiaramente l'effetto termina della carta risolve. Ok, dice che posso scegliere praticamente una digievoluzione da sotto e portarla direttamente in campo senza doverne pagare il costo. In questo modo io praticamente mi ritrovo ad avere due pezzi in campo utili. Le option, una volta che ha risolto, vanno nel trash. Termina il mio turno per questioni di gioco. Ok. E va. Pesco. Decido di spostare Greymon. Fase principale. Io ho solamente due volontà, quindi, cioè due volontà, perdono, due memorie. Due memorie. Questo è il problema. Giochiamo troppi giochi. Giocare a mille e mille giochi. Allora, Digivolvo Birdramon sopra Dracomon, mi costa 2 e pesco. Questo è bello. In questo modo disabilito, diciamo, anche il tuo met, che non ti farà guadagnare memoria. Poi, che cosa facciamo? A costo 3 faccio Metal Greymon su Greymon, giusto per restare in tema e la linea evolutiva corretta, e pesco 1. Tre memorie, è diventato il tuo turno e insomma questa linea è enorme. E quello è grosso, eh? Al momento è grosso, sì, sì. Quindi a questo punto pesco. Posso permettermi di schiudere un altro uovo, diciamo. Uovo. Esatto. Quindi Tsunomon ancora per te. Vediamo un attimino come intanto procedere. Che scapensa, vi faccio presente che in Digimon il limite di carte che puoi giocare uguali e 4, non con lo stesso nome, perché potenzialmente potremmo avere anche 12 carte chiamate Agumon. Quello che conta è il numero di collezione che troviamo vicino alla rarità, nella parte basso a destra comunque delle carte, quindi massimo 4 con questo numero di collezione. Vale anche per il mazzo delle digiuova e non siamo per forza obbligati a giocarne 4 uguali, comunque potremmo anche avere 5 digiuova differenti. Ok, io decido di giocare Gabumon. Ok, che andando a digievolvere Gabumon, okay. Pesco una carta e questa cosa ci piace. Certo. Cosa ci piace? Piace sempre pescare, giusto? Ci piace tantissimo perché possiamo fare un po' di cose. Perché adesso a costo 2, quindi da 3 vai a 1, Ska, giusto? Posso giocare lui. Oh, bellissimo! Gomamon digievolve il Kakumon.
pesco pure, perché ho digerito. Goron Shinka Gakumon, perché più o meno è questa. Ok, cambia anche la voce, se posso fare altro. Se posso fare altro, secondo me sì. Sì, potrei diventare ancora più cattivo di così. Puoi diventare più grosso. Sì. Guarda, allora, giocherei bellissimo. Questa Hammer Spark. Fortissimo, a zero ti fa guadagnare una memory. Se è rivelata come security, due memory, troppo bella. Ok? Così io a costo 3 posso digievolvere lui. Ok, 2, 3. Ve lo faccio vedere qua anche bene, visto che tanto ne avevo un altro in mano. Fortunello! E quindi pesco 1, termina il mio turno. Però qual è il vantaggio di questa condizione di gioco che ho impostato? Semplice, ho già due pezzi interessanti in gioco, perché uno è grosso e uno è un blocker. La possibilità eventualmente di far entrare lui dopo. Ho lasciato una sola memory, quindi ho ristretto la possibilità di gioco per lui. E insomma non ho perso carte dalla mano. Ok, io nel mentre ho pescato, schiuso Digiuovo, anche perché questa meccanica l'abbiamo già spiegata, quindi Dracomon digievolve, pesco 1-0. Ok, che cosa possiamo fare? Allora, ha una memory. Gioco Shadow Wing, scegliendo di dare più 3000 DP, i DP sono scritti in alto a destra, che è Digimon Power, al mio Metal Greymon. Il mio Metal Greymon ha anche come effetto ereditario di Coromon, che se controllo 4 più Digivolution Source prende più 1000, quindi non ce l'ho perché ne ha solo 3. Agumon però gli dà più 1000, quindi era 8000 più 3000 Greymon più un Security Attack. Quindi abbiamo un 11.000 che quando attacca rivela due Digimon, cioè due security card, perdon. Attacco le tue security. Ok, interessante domanda. Per le security c'è una sequenza prestabilita? Le security vai dalla prima verso il basso e le riveli una alla volta. Quindi benché lui abbia security attack più uno, quindi fa due security check, non li riveli assieme. Se al primo security check il mio Digimon per qualunque motivo dovesse essere distrutto piuttosto che rimosso dal combattimento o altro, non si farebbe il secondo. Quindi andiamo a vedere la prima. Tac. Tu hai rivelato un Digimon, in questo caso si vanno a confrontare il Digimon Power del security che ha rivelato Sky, 7000, al mio. Il mio sarebbe 7000, però come abbiamo detto per l'effetto ereditario prendeva 11, più 1000, 8000 più 3, 11. Quindi primo security passato. Quello fa niente, carte rivelate come security vanno nel trash. Importante, non fa nient'altro perché in questa zona non ci sono effetti di security, certo. Seconda. Vado con la seconda, ma i 7000 che non restano, no, sono singoli check. Anche perché non sono danni inflitti, ma si va semplicemente a verificare. Un confronto praticamente. Sky ha rivelato un rookie molto buono, però è 4000, che quindi chiaramente non va a intaccare. E ci saluto il mio Metal Greymon. A questo punto che cosa posso fare? Vediamo certo. Un po'. Allora, c'è da fare attenzione perché una volta che attacchiamo il nostro Digimon è sospeso, può essere anche attaccato dai Digimon dell'avversario. Cosa fondamentale che avevamo detto prima. Tu attacchi sempre i security dell'avversario, finché ha security non puoi attaccarlo direttamente. Non puoi attaccare Digimon che sono unsuspended, ma solo quelli che sono suspended, a meno che chiaramente non ci sia un effetto. Un che effetto che ti dice altrimenti. Ma io giocherei un, un Digimon così di mano, che almeno mi si gainano le memory. Ma anche no. Come faccio a 4 una digievoluzione. Metal Greymon diventa War Greymon. Non l'ho fatta prima perché altrimenti diventava il turno dell'avversario e non avrei potuto attaccare. Gli do 4 memory, pesco 1. Però ho fatto sì che il mio DP aumentasse, quindi un 12.000, magari un pochettino più difficile da buttare giù rispetto a prima. E invece, vabbè. Tocca a te, Scar. Vado? Sì. Pesco. Gabumon lo sposti o resta nella Rising? Ci sto pensando. Allora, Gabumon lo sposto. Ok. Poi, a costo 2, quindi 1, 2,
Notevole, notevole. Plesiomon è enorme, non ha abilità, però è un 12.000 di DP, quindi davvero grosso, davvero, davvero grosso. Poi vediamo un po' cos'altro fare. Anche questo è fattibile. Se. Penso che, allora, tanto per cominciare con il mio Plesiomon, vado sul tuo Wargreymon. A me sta bene. Saltano vengono, entrambi, esatto, però almeno distrutti entrambi, perché hanno entrambi 12.000. Mm-hmm. Perché il suo avrebbe avuto dei potenziamenti se io avessi avuto dei Digimon senza Digivolution Card. Diciamo che gli ho offerto uno scambio e a me può stare bene. Poi, in quanto comunque lui ha solo 3 security, io ne ho ancora 5. Gioco nuovamente una Hammer Spark, quindi da 2 vai a 3 memory. A questo punto, a costo a costo 2 gioco lui. Ok, perfetto. Poi vengo a bussare. Ok, quindi il tuo Gabumon mi attacca. Io rivelo Garudamon 5000, cioè scusate, Verdramon 5000 DP contro il tuo che ne ha solo 2000, quindi ti viene distrutto. Attenzione, no, perché quel blocker si attacca, mi dà 2 memorie, quindi l'attacco andrebbe a buon fine. Ma... E a questo punto devo decidere cosa fare. Esatto, se passi vado a 3 memory. In alternativa puoi giocare qualcosa e vedere. Sì. Decido di giocare una option interessante, option interessante che mi costa 7. Facciamoli vedere un attimino più vicino a camera. Mi costa 7. Ottimo, quindi okay. A 7 che cosa combini? A 7 quello che faccio è questo. Faccio ritornare un Digimon in mano al mio avversario e mando nel trash tutto ciò che era sotto. Ok, quindi io vado a 6. In questo modo diciamo che ho resettato un attimino il campo. Pesco, sposto il Dracomon in gioco e vabbè, Bordramon non lo sapevamo, da 6 vado a 4 pesco. Interessante, interessante. Mucho gusto. Sopra Bordramon Metal Greymon, certo una digievoluzione particolare. Pac, pesco. Ok. Vediamo un po' che cosa posso fare. Io non voglio regalarti memory per dopo. Eh sì, non sarebbe simpatico, giusto? Quindi, nulla. Ti attacco. La security. Quindi sei 7 pulito senza artene parte. Decido di prendere il danno. Vai, riveliamo la security. Hai rivelato i Kakumon 5000 contro il mio 7. Oh, ma io mai che giro qualcosa di interessante. No, ma sono tutte carte interessanti, dai. No, dico in security. Certo, no, chiaro. Allora. In verità decido comunque di giocare Birdramon, quindi a 4 a mandarti a 3. All'inizio del tuo turno guadagnerai una memory, quindi okay. 4. Pesco, schiudo di nuovo, direi che digivolve a 0, si pesco. Pescare è fondamentale come in tutti i giochi, ovviamente. È molto bello in Digimon il fatto che quando si evolve si pesca, quindi davvero le carte che hai in mano riciclano molto velocemente. Qui però la situazione è veramente complicata, ragazzi. Beh dai, Sky, è una demo, gioca, divertiamoci. Allora, vediamo un pochino. Allora, comincio a venire a bussare con lui. Come dirti di no? Gabumon rivela Garudamon. E quindi 7000, il tuo 3000 viene distrutto. Tac. Il blocker ce lo teniamo. Ta 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 ta. Allora,
a 2, lui che cosa dice quella carta? Dice che non può attaccare il turno dopo. Ok, e non può neanche bloccare, vabbè, ma fa niente, okay. Intanto non ha... Non è... Ce la teniamo, trash, come ricordo, grazie. No, sì, la mettiamo sì, trash, ricordiamo. Ok, e poi a questo punto... Io ho messo sul dadino per ricordarci, ecco. Se anche facessi una digievoluzione sopra, di fatto il Digimon è sempre lui, quindi non potrà attaccare anche se volessi. Ok, e a questo punto a 3, 1, 2 e 3, gioco lui. Okay, mando perfetto. E vai. Allora, le carte sospese vengono recuperate, si pesca, schiudo nuovo. A 0 durante la fase principale digievolvo Agumon, pesco. Il problema è che io ho solamente un memory. Dare qualche memory all'avversario spesso è la mossa vincente, comunque, ragazzi. Nonostante io sia in netto svantaggio al momento. Però si può anche vincere così, nel senso tenendo sotto scacco l'avversario. A questo punto decido di giocare a 4, digievolvendo War Greymon su Metal Greymon, quindi ti mando a 3, pesco una carta e il turno è tuo. E io vado a 5. Vedi, da 3 vai a 4, scappa. Ho provato. Se ti dico che vado a 5, okay, è perché giochi un altro Hammerspark, perfetto, va benissimo. È stato bellissimo. E 5 inizia a diventare interessante come quantità di memoria. Poi. Però hai solo una carta in mano. Questa può arrivare qua? Sì. Cioè, beh, in realtà l'hai fatto male come giocata, Ska. Ah, è vero, perché... dovevo prima portare avanti lui. Attenzione, non fate quello che ha fatto Ska. Perché don't try this puoi spostare solamente il Digimon dalla Rising in gioco solamente durante la Rising Phase. Ok, okay, giusto, corretto. Quindi in realtà Ska, esatto, da fare, Ska decide di spostare Gabriel, lui, poi gioca Hammerspark. E mi porto avanti e ci piace. Poi... a questo punto gioco questa. A 3? E pesco 1, 2, 3. Ok, ci piace quello che vediamo. Allora, lui può già attaccare, giusto? Corretto. Quindi io partirei con un bel... per quanto purtroppo non credo di poter comunque terminare qui la battaglia, ma ci provo a fare quello che posso. Gabumon rivela... la rimozione è più forte del gioco, Gaia Force. No! Come effetto di Security A che attiva il suo effetto principale, che dice distruggi uno dei tuoi Digimon avversari, quindi io ti distruggo War Greymon. Speravo tu non la vedessi. E invece. Gli abbiamo appena vengo distrutto. A tac. Il suo è un 4000, ha rivelato il mio Biomon che è un 3000, quindi resta in gioco. A questo punto... di un punto certo a costo 2 gioco questo, passo il turno, quindi non vado a 3, tu vai a 3 in automatico, pesco, sposto Agumon, penso di essere pressoché spacciato, attacco le security di Ska con War Greymon che prende più 1000 DP perché ha 4 Digievolution Cards, prende per ogni 2 Digievolution Cards più un Security Attack come abilità, quindi farebbe 3 Security Check. 3 buchi da solo. In realtà i Security sono solo 2, ma vediamo. Il primo. Attenzione, ho un effetto in Security che dice Choose one of your opponent's Digimon with no Digievolution Cards that Digimon can't attack or block this turn. Quindi Blagramon non può attaccare o bloccare nel turno, ok. Secondo Security Check, pardon. Niente. Attenzione. È un 4000. Però abbiamo... No, abbiamo niente perché Digimon, almeno fino al livello attuale, non hanno Security Effect. Ci ha provato, ragazzi. Ci ha provato. E quindi poi, con quel cosino lì... con Agumon attacco direttamente Ska che perde la partita. Nice key. Bene, bene, bene. Allora, il gioco è molto dinamico. Può anche prestarsi a ribaltamenti di partita. Chiaramente questi sono solo gli starter. Quindi è già stata una partita interessante con solo gli starter. Va sicuro che nelle carte che si trovano nell'edizione c'è veramente c'è tanto, davvero tanto. Tanto per creare delle strategie di gioco veramente interessanti. E comunque avete visto la potenza di Gaia Force. Gaia, ragazzi. Bene. Grazie per averci seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao.